Ciao, ciao, stasera vi voglio presentare un progettino di scrap ricicloso. Allora, per questo scrap ricicloso ho scelto queste due scatole. Sono delle semplici scatole in cui vengono appunto scatolati i nostri cibi e volevo appunto utilizzarle perché sono una buona base, soprattutto per le realizzazioni scrap, no, dei cartoni molto resistenti, per fare qualche scatolina carina. Allora, questo qui è il risultato delle scatole che abbiamo messo oggi. E, come vedete, sono delle scatoline regalo, sono per due amiche. Volevo metterci un po' di pensieri miei scrap e quindi l'ho fatto. Questa qui è la prima. Come vedete ho realizzato la stessa cosa, cioè ho ondulato il cartone con un paper crimp e ho anche stondato gli angoli prima diciamo, di ondulare il cartoncino. Ho utilizzato della raffia e poi dei componenti, insomma, dei bottoncini, dei componenti di cartoncino, dei cuoricini, uno stampino, la mia firma e poi dei quadratini dove andrà il nome delle persone a cui andrà il pensiero. Questa scatola l'ho realizzata in questa maniera, vedete, semplicemente d'incastro, si apre così. E l'interno ovviamente è questo, niente di eccezionale, è una scatola. Ok, l'altra, ho realizzato sempre questo coperchietto, vedete? Questo è il retro, sempre in ondulato, solamente che invece di incastrarsi praticamente in un componente in cartoncino, ha questo giretto di nastro intorno a questi due bottoni. Anche qui c'è il nome da scrivere per la persona che riceverà il regalino, qui cuoricini, una tazzina simpatica, un timbro. Allora, ovviamente la scatola l'ho ricoperta con la carta craft, semplicissima, e poi ho utilizzato un pezzo di cartone su misura, appunto ondulato, che potesse andare e tutte le decorazioni. Io vi lascio con questa visione. Spero vi siano piaciute le mie opere di riciclo e vi saluto. Ciao!